Avvocato Gina Lupo, assessore del Comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione, un evento perfettamente riuscito, lo Spartan Race, che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole. Oggi le scuole vengono premiate, ricevono un attestato, proprio per far vedere come è importante questa interazione tra istituzioni e cittadini, nello specifico le scuole. Ho ritenuto veramente doveroso ringraziare intanto i dirigenti, quindi proprio le strutture scolastiche che hanno risposto con grande generosità alla mia richiesta di dare una mano, no, nelle giornate che hanno investito la nostra città per lo Spartanrace, ma poi soprattutto i singoli ragazzi, perché guardate, vedere tanti giovani, tanti ragazzi e ragazze della nostra città, essere sul territorio sabato, tutta la giornata del sabato e della domenica, quindi un giorno magari festivo, presso l'InfoPoint, hanno tradotto tutti i siti con le foto tradotte in 5 lingue, persino il cinese, si sono messi a disposizione dei turisti per accompagnarli nei siti parlando le loro lingue. Beh, penso che era proprio doveroso ringraziare questa bella gioventù della mia città, perché dando loro un attestato che abbia una valenza come credito formativo. È un momento di crescita, perché attraverso lo Spartan Race, al di là della riscoperta delle antiche origini spartane, ecco, vedere questi giovani coinvolti è una crescita, è un percorso formativo. No, ci fa ben sperare, è veramente un singulto di speranza forte, perché poi noi siamo sempre pronti a puntare il dito sui giovani, no? Che magari i bamboccioni, nulla facenti, quando invece in questa città ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che non vedono l'ora di dare una mano, e per questo noi adulti abbiamo il dovere di dire grazie e di premiarli.